Lunedì 25 novembre sarà la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e in occasione della ricorrenza Comune di Silvi e la SD Volley Silvi Adriatica hanno organizzato una mattinata speciale per domenica 24. Alle 9.30 l'inaugurazione di una panchina rosa nella centralissima Piazza Marconi, quindi una passeggiata per la città con associazioni, amministratori e i cittadini che vorranno partecipare fino al palasport comunale di Viale Po, dove alle 11 si svolgerà una partita amichevole tra le ragazze del settore giovanile della SD Volley Silvi. Sì, noi abbiamo pensato che in occasione per l'appunto della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che sarà il 25, non il 24, abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione proprio di domenica in modo tale per coinvolgere tutte le famiglie anche dei nostri iscritti. Sport ci insegna per prima cosa a rispettare, che è la cosa principale. Bisogna rispettare una figura, l'arbitro, che è una figura che bisogna rispettare, sia essa femminile o maschile, comunque bisogna rispettarla. E soprattutto bisogna rispettare le amiche, le atlete avversarie. È una forma di rispetto, sotto forma di gioco, che poi lo gioco può essere agonistico o no. Per noi è uno sfogo di divertimento per tutta la gioventù di Silvi. Noi sono circa 20 anni che lavoriamo sul territorio di Silvi, solo che negli ultimi anni abbiamo concentrato le nostre forze, energie principalmente sul settore giovanile e con la novità quest'anno di un corso di psicomotricità avviamento all'attività motoria da bambini di 3 anni e mezzo. Abbiamo la bambina più piccola che deve compiere a breve 4 anni e quindi un gruppetto dai 4 ai 6 anni con molto successo. I bambini sono entusiasti e sinceramente non ci aspettavamo di avere questo boom su almeno questa parte fetta di età, che è sempre un po' timida, i bambini iniziano troppo, forse a volte troppo tardi, l'attività sportiva. A tale proposito sicuramente è importante anche il progetto che stiamo facendo nelle scuole, con un progetto scuola gratuito presso l'Istituto Comprensivo Silvi Giovanni Pascoli. Ringrazio anche la preside che ci ha dato questa opportunità. Farà piacere vedere la partecipazione di tutti i genitori, anche dei nostri iscritti, e come dire, facciamo in modo che la giornata contro la violenza sulle donne sia valida, ecco, solo per questo.